Presentati nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta all'interno della Casa della Cultura, i progetti che saranno portati avanti a seguito dell'affermazione ottenuta dal Comune di Crotone nel prestigioso bando della Presidenza del Consiglio Italia City Branding 2020. A presentare le iniziative il sindaco Vincenzo Voce e l'assessore alle attività produttive e sport Luca Bossi. Ci sono diverse strutture sportive che insistono sulla città, che sia passate che presenti, che avevano bisogno di un intervento per renderle o appetibili dal punto di vista della gestione oppure proprio essere riqualificate. L'amministrazione, appena dopo poche settimane dal suo insediamento, aveva portato a casa un risultato importante con la proposta progettuale Croton Rinnovazione e Sport per intervenire su strutture cittadine con l'obiettivo di incrementare l'attività del territorio mediante la promozione congiunta di offerta culturale e sportiva. Sono 622.000 euro per la progettazione da parte di Invest Italia, che è una struttura preposta della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sempre la stessa Invest Italia, abbiamo avuto diverse interlocuzioni, ci ha garantito che il governo intende già stanziare anche i fondi per le esecuzioni per mezzo del CIPE, quindi sembra che comunque poi la fase di continuità economica sembra esserci. Quindi una volta finito, portare alla cantierabilità questi progetti, si andrà poi con l'esecuzione vera e propria, con i fondi del CIPE, o molto probabilmente ci saranno anche altri fondi legati al recovery plan e quant'altro. Un primo intervento riguarda la riqualificazione dell'area piscina ex CONI e della piscina olimpionica. L'area verrà interamente riqualificata, si procederà con la demolizione e una ricostruzione di una nuova piscina che sia fruibile anche d'inverno, quindi sicuramente con una copertura fissa. Per quanto riguarda la piscina olimpionica, sia con una copertura fissa, quindi i costi relativi a tenere su il pallone presso statico verranno totalmente abbattuti, sia un impianto di cogenerazione a metano per rendere la struttura quasi completamente autonoma dal punto di vista energetico. Non solo le strutture natatorie nei progetti del bando, anche il palamilone sarà oggetto di lavori. Si andrà a intervenire con tutto un piano di efficientamento energetico, anche suddiviso per quelle che sono le diverse discipline sportive. Un quarto progetto poi riguarderà la realizzazione di due palestre all'aperto in aree verdi attrezzate, mentre il quinto progetto sono servizi di interconnessione e a supporto della fruizione dell'offerta turistica. Il concetto di sport è abbinato a quello di turismo, cioè il turismo come driver per rendere il territorio più attrattivo. Si creerà una struttura, una piattaforma web capace di integrare tutti gli impianti sportivi esistenti nel territorio per essere fruibile sia a favore del turista che viene, dello sportivo, ma anche della comunità stessa, per offrire servizi di tipo turistico.